Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un audio, un botta risposta tra Gratteri e Del Mastro sullo sconto di Vena di 70 giorni. Buon Don ascolto. Gratteri, mi hanno detto che alcune di queste analisi del GOM le hanno consentito di anticipare dei provvedimenti di inchiesta, insomma di repressione, che altrimenti sarebbero forse arrivati tardi. Sì, intanto ringrazio il sottosegretario Del Mastro per questo invito. Ci sono venuto con piacere perché io ho un rapporto di stima e di affetto con la Polizia Penitenziaria e quindi anche col GOM. GOM che purtroppo in questi anni, negli ultimi 10 anni, non è stato molto di moda. Ci sono stati 4-5 anni fa che temevamo anche la chiusura del GOM. Da un anno a questa parte vedo invece che il GOM incomincia a godere la stima e la considerazione del lavoro che svolgono, importante e imprescindibile. Quindi sono contento di questa nuova aria e di questa nuova attenzione al GOM. Intanto scendiamo sulla terra, prima di commentare il filmato. Parliamo della pianta organica del GOM, parliamo delle condizioni del GOM, parliamo se il GOM si muove come si muoveva 20 anni fa, se ha lo stesso potere di intervenire nella gestione dei 41 bis. Perché intanto dobbiamo dire che già questi numeri del 41 bis già sono assai, non si possono controllare. Perché sono poche, sono solo due carceri dove si può effettivamente gestire il 41 bis, il resto sono adattamenti. Il 41 bis è gestito in 12 carceri, ci vorrebbero al massimo 4 carceri, perché ogni carcere ha una sua gestione, interpretazione e filosofia. Quindi a seconda di in quale carcere stai scontando il 41 bis può essere più duro o meno duro, perché l'interpretazione è molto elastica. Poi abbiamo Scusi, quindi. come fa ad essere elastica l'interpretazione di una norma Eh così, sì, eh così sì. restrittiva? Non è così restrittiva perché se lei ha tanti collaboratori, beh, vuole fare un libro, vuole fare uno scoop, si studi il 41 bis quando è nato e poi vada a studiarsi tutti i capi d'app che hanno introdotto le modifiche nel corso di questi anni e quindi legga il DAP di oggi e il DAP di 25 anni fa, sono una cosa completamente diversa. C'è stato un allargamento delle maglie del 41 bis. E quindi questa è una rilettura che va data, che va data. Poi dobbiamo pensare non solo alla pianta organica del 41 bis, dove mancano decine di uomini del DAP, del GOM, ma dobbiamo anche pensare al numero degli indagati o imputati che hanno il 41 bis. Cioè, molte volte si spinge ad ottenere il 41 bis perché non funziona l'alta sicurezza. Allora, noi dovremmo, non possiamo solo scorporare o fare un'analisi sul 41 bis, noi dobbiamo fare un'analisi su tutto il regime penitenziario. Perché se funziona l'alta sicurezza, cioè noi abbiamo avuto anni in cui per mancanza di personale, comuni, media sicurezza, alta sicurezza, le celle erano aperte. Quindi avevamo 4-5 uomini della Polizia Penitenziaria che si muovevano tra piano terra, primo e secondo piano, salivano e scendevano. Tradotto in lingua italiana, sa cosa vuol dire? Che nelle carceri comandano i mafiosi, comanda l'alta sicurezza. È impensabile l'alta sicurezza, le celle aperte e quindi chi comanda lì? E allora va rivista Ma non per far ci sono ancora funzionare. celle aperte così? No, Lo so, in questo momento dovete chiedere, avete qui il sottosegretario, avete il capo del DAP, chiedete se in questo momento ci sono celle aperte, io ci non lo sono so. 725 persone che stanno al 41 bis e queste non hanno le celle aperte, credo, no? No, queste non hanno celle aperte, Quindi lei certo. Non parla di sto, sto parlando di alta un'altra sicurezza, popolazione. attenzione, l'alta sicurezza è un gradino immediatamente sotto il 41 bis. Quindi se funziona bene l'alta sicurezza, avremmo meno 41 bis.
E quindi potremmo gestire meglio, perché non ci sono carceri due sole carceri sono state costruite per i 41 bis, Sassari e Cagliari, che non si riesce ad aprire, che non si riesce ad aprire, è completato, non si riesce ad aprire, eppure si parla di sovraffollamento. Lei che intende per alta sicurezza, cioè come affronterebbe, fosse per lei l'alta sicurezza fuori 41 bis? L'alta sicurezza basterebbe applicare il regolamento che c'è oggi, solo che non si può applicare. Lei ha visto l'altro giorno che sono evasi due dal carcere. Bene, e c'era in tutto il recinto, c'era un solo uomo che controllava il recinto. Questo cosa vuol dire? Che manca il personale, perché nel 2010 sono state bloccate le assunzioni di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria. Noi pian piano ora stiamo coprendo questo gap, mancano migliaia di uomini alla polizia penitenziaria. Come li controlliamo queste carceri? Se si continuano a tenere aperte carceri con 80 detenuti, dove ci vuole il direttore, l'ufficio ragioniero, l'ufficio matricola, è ovvio che noi consumiamo un terzo dell'apparato in queste micro carceri. Bisogna ampliare le carceri che già ci sono, dove è possibile ampliare carceri costruite dagli anni 70 ad oggi, si possono ampliare, perché da 20 anni che sento dire che per costruire un carcere ci vogliono 7 anni, ma benedetti Dio, iniziate un giorno, no? Iniziato un giorno da 20 anni, ma poi i misteri della fede. Io in 4 anni e mezzo ho costruito una procura a Catanzaro. Scusi, questo però porta perché non si possono, non si... lui ha sempre pronto proprio per mestiere, quindi insomma, perché non è possibile fare quello che dice il procuratore Gattelli, cioè allargare le carceri e quindi ridurre anche il numero di persone che vanno a 41 bis, basta che vengano guardate un po' meglio. Non è che non sia possibile, non è stato fatto e non deve essere chiesto mai, perché non è stato fatto in questi anni. Ha ragione Gratteri quando parla di una carenza... Però chiedere che programma avete adesso. Esatto, e infatti dico, ha ragione Gratteri quando dice c'è stata una carenza spaventosa, non già e non solo e non tanto dei GOM, che sono attualmente, mi sembra, in servizio 621 su una pianta organica di 725, quanto e soprattutto di tutto ciò che deve dare supporto quotidiano ai GOM all'interno di un istituto, ovvero sia gli altri agenti di polizia penitenziaria. Quest'anno entreranno in formazione agenti per 3.800 assunzioni. Credo che bisogna risalire a 20-30 anni fa per trovare una medesima annualità. Certo, lo Stato, a mio modo di giudicare, negli ultimi 10-15 anni ha arretrato sul fronte delle assunzioni delle divise. Allo stessa maniera abbiamo sbloccato 255 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria. Una volta si diceva che aumentiamo la capacità detentiva dei posti degli istituti, perché per esempio c'è chi crede che a fronte del sovraffollamento la prima risposta sia un bel provvedimento svuota carceri, c'è chi viceversa dice a fronte del sovraffollamento si aumenta la capacità detentiva. La posizione del governo qual è? La posizione del governo gliel'ho appena detta, abbiamo 255 milioni di euro sull'edilizia penitenziaria, recuperando secondo le proiezioni di una persona che sta in seconda fila, che è il dirigente personale e già in servizio fino a poco tempo fa, recuperando 7.300 posti detentivi su 9.100 che attualmente ne mancano. Questo è stato finanziato in vari istituti per l'Italia, in alcuni casi recuperando celle che erano inagibili, in altri casi costruendo nuovi padiglioni, in altri casi ancora sostituendo istituti ormai vetusti e superati, la cui capacità detentiva è ridicola, e costruendone di nuovi, con un cronoprogramma che andranno in tutto il mandato, ma che è già stato atterrato nel primo anno di governo, perché è evidente ciò che denunciava Gratteri in ordine alla dismissione dell'aspetto della sicurezza all'interno dei nostri istituti. Se non fosse stato così, non ci saremmo trovati di fronte alle ignobili rivolte del marzo del 2020, eterodirette, temo, da organizzazioni criminali con una sincronia pazzesca, che hanno inginocchiato lo Stato e hanno dovuto far rientrare da ferie, dalla fine del turno, agenti di polizia penitenziaria per fronteggiare persone che hanno determinato decine di milioni di euro di danni agli istituti. Poi la storia triste la conosciamo tutta: a seguito di quelle rivolte, purtroppo poco tempo dopo, centinaia di persone che stavano in alta sicurezza uscirono e tornarono ai domiciliari, esattamente dai luoghi che prima, quando erano fuori, flagellavano. Quindi c'è un problema sull'alta sicurezza. Sì, noi dobbiamo fare attenzione a
detenuto in 41 bis, ma fa prestare altrettanta attenzione all'alta sicurezza. E non possiamo pensare, pur se oggi li celebriamo, che tutto possa stare sulle sole spalle del gruppo operativo mobile, la cui professionalità e umanità nella professionalità è indiscutibile, la cui capacità di decodificare e decriptare il linguaggio dei detenuti è straordinaria. Anzi, qualcuno che sta alla sua destra mi ha spiegato che con i GOM molto spesso ha anticipato le mosse della criminalità organizzata, perché l'osservazione di una faida interna si ripercuote magari qualche settimana dopo fuori, ma non possiamo porre tutto sulle spalle dei soli GOM, a cui peraltro va il mio più straordinario ringraziamento, perché ogni volta che io giro l'Europa nel gruppo dei volenterosi contro il crimine organizzato, insomma con le nazioni che parlano di contrasto europeo al crimine organizzato, le domande sono sempre invariabilmente tre: A, che cos'è il 41 bis? B, come fate a confiscare i beni ai mafiosi senza la condanna penale, cioè le confische preventive? C, chi sono i GOM? Come organizzano la sorveglianza, come organizzano la capacità di fare i prime sommarie indagini che poi vengono trasmesse agli organi competenti e che rappresentano una capacità di anticipare la criminalità organizzata che dà un vantaggio competitivo straordinario allo Stato. Diciamo che la terza domanda era di complimenti, le prime due erano di critica. 7.000 posti in più entro quanto tempo? 7.300 posti in più su 9.100 attualmente mancanti, finanziati nel primo anno e che avranno completamento, al netto di ricorsi o non ricorsi, perché poi c'è sempre questo problema in Italia, nel corso del mandato. Ma dato che ne abbiamo finanziati 7.300 su 9.100 nel primo anno, coltivo la speranza di poter colmare quegli ulteriori 1.800 nel corso dei prossimi tre anni e quindi traguardare il risultato storico di non avere più il sovraffollamento carcerario, così come abbiamo assicurato un direttore e un comandante di polizia penitenziaria per un istituto, perché deve sapere anche questo Vespa, che fino a poco tempo fa decine e decine di istituti penitenziari d'Italia non avevano il comandante titolare, non avevano il direttore titolare. Lei può ben capire che se parte un principio di sommossa diventa difficile. Se io chiamo il comandante, che se so, del mio carcere di Biella, dove sei? A Novara. Ah, va bene. Chiamo il direttore sempre di Biella, dove sei? A Vercelli. Beh, vieni qua perché c'è una sommossa, perché se intervieni nell'immediatezza la puoi sedare col minor esercizio di forza legittima possibile e puoi riportare ordine, legalità e disciplina all'interno degli istituti, perché in questi anni qualcuno, fra AS permeabile, fra media sicurezza che ormai era diventata una groviera, fra come si dice, e fra mille altre circostanze, qualcuno, e segnatamente i detenuti, hanno pensato di poter ristabilire inaccettabili gerarchie della criminalità pur privati della libertà all'interno degli istituti, a detrimento dell'unica gerarchia che si può essere ammessa negli istituti, quella della legalità rappresentata dagli uomini e dalle donne in divisa. Una sola domanda ancora a Gratteri prima di passare al Presidente Colosimo: se ci funzionasse l'alta sicurezza, quante persone sarebbero a 41 bis? Almeno un centinaio in meno secondo me. Però posso aggiungere un altro dato. Oggi si parla come emergenza il sovraffollamento. Nel 2009 c'erano quasi 70.000 detenuti, oggi ce ne sono 62.000. Quindi sono 8.000 in meno rispetto al 2009. Per oggi si insiste molto sul sovraffollamento, anche perché si sta cercando in Parlamento, c'è un emendamento dove si vuole portare lo sconto da 45 giorni a 70 giorni per tutti, non per i comuni. Se c'è un problema di sovraffollamento, e quindi questa è una cosa che mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il governo su questo emendamento. E poi una cosa importante: se si vuole risolvere il problema del sovraffollamento, le carceri italiane ci sono migliaia di ragazzi tossicodipendenti che sono detenuti a causa della loro tossicodipendenza, che hanno fatto una rapina a causa della loro tossicodipendenza. Le carceri sono contenitori, non ci sono gli uomini per fare trattamento né per curarli, perché il metadone non è una cura. Bisogna fare delle convenzioni con le ASL per portare questi ragazzi nelle comunità terapeutiche. Sicuramente su 10 due scappano, ma non è un problema, riprendiamo. Però vale la pena provare, vale la pena tentare di provare. E poi ci sono centinaia di malati di mente nel carcere che nessuno cura.
bisogna costruire le REMS, perché sono stati chiusi i manicomi ma non sono state costruite le case protette. Basterebbe fare queste due cose e non si parlerebbe più di sovraffollamento. Un'ultima cosa, se mi consente, c'è un'emergenza telefonini in carcere. Noi abbiamo visto la settimana scorsa cosa è successo a Catanzaro. In ogni carcere mediamente ci sono 100 telefoni. D'accordo? Io avevo chiesto un mese prima che ci fosse la rivolta, in una riunione alla Procura Nazionale Antimafia, di comprare almeno per le carceri dove c'è l'alta sicurezza, di comprare dei jammer, quelli che impediscono che funzioni. La risposta è stata: e la polizia penitenziaria come parla al telefono? Ma la polizia penitenziaria non ha bisogno di parlare al telefono. Quando è nelle sezioni ci sono i telefoni nei corridoi e la polizia penitenziaria deve parlare solo col comandante, al massimo con l'ufficio matricola. Non deve funzionare il telefonino, anche perché la polizia penitenziaria non ha il telefonino nelle celle, nei corridoi. Ce l'hanno i detenuti i telefonini. Queste sono le tre emergenze che bisogna risolvere e bisogna mettere mano, altrimenti continuiamo solo a parlarci addosso. Guardi che il sovraffollamento io l'ho visto e l'ho raccontato 50 anni fa, prima della legge Gozzini. Io mi ricordo d'estate, ogni estate era un inferno, con i detenuti che incendiavano le carceri, che salivano sul tetto. Poi con la legge Gozzini si è cominciato in qualche modo uno sfollamento di altro genere. Si annoti la risposta sull'emendamento. Se risponde in 30 secondi, se no, qua non faccio parlare più. Ma per la verità, lo contrario. Io per la verità volevo dire intanto che esistono jammer che consentono di fare delle white list di cellulari che possono ancora telefonare, e quindi stiamo proprio valutando in questo momento la possibilità di schermare gli istituti penitenziari d'Italia, dando la possibilità invece ai numeri della polizia penitenziaria di comunicare, perché è uno sfregio, una ferita financo dagli IPM, cioè gli istituti penali minorili, dove delinquenti in erba e in fascia si fanno i video di TikTok raccontando come se fossero dei rapper della malavita dall'interno degli istituti. Inaccettabile, e stiamo proprio lavorando su quello. L'emendamento, ero colpito da una domanda che mi ha fatto il capo del DAP e quindi non ho sentito l'emendamento su che cos'è. Da 45 a 60 giorni. A 70 giorni. Per risolvere il problema del sovraffollamento, guarda, l'onorevole Giacchetti propone di, anziché ogni 45 giorni l'anno, lo sconto di 70 giorni l'anno, premesso che i detenuti modello, ricordatevi che sono i capi mafia, non i poveri straccioni. Si può e si deve coniugare benefici con durezza. Per la verità, in questo momento al DL sicurezza c'è la rivolta, l'istituzione di un nuovo reato, rivolta in istituto penitenziario, istigazione di rivolta in istituto penitenziario. Allo studio del governo c'è una misura volta a negare i benefici a coloro che aggrediscono uomini e donne della polizia penitenziaria. Queste sono le misure che sta studiando il governo. No, se possono, non volevamo una risposta politica. Se possono, no, e arrivo. E arrivo. Arrivo. Se questo viene accettato come punto di partenza, si può discutere anche d'altro. Ma viceversa, la posizione del governo è di durezza per ripristinare legalità, ordine e sicurezza all'interno degli istituti, e lo si fa con le misure che ho appena illustrato. Quindi ho capito che è trattabile. Da 45 a 70 è trattabile. Non è trattabile. Ricordi che questo sconto lo avranno non solo i poveracci e i comuni, ma anche l'alta sicurezza. Il dottor Gratteri è anche uno straordinario provocatore, ma non è trattabile nulla. Facciamo così. Segnate. Per il dottor Gratteri gli sconti non esisterebbero. Io quando sono entrato per la prima volta a Porto Azzurro, 50 anni fa, stavo uscendo l'ultimo della banda Giuliano, allora non esisteva Ragazzini, non esisteva niente, esistevano i permessi, quello uscì dopo 28 anni, parlava una lingua meravigliosa e incomprensibile agli stessi siciliani perché era arcaico, e il direttore mi disse: questo è pericoloso come quando è entrato, e non era mai uscito dal carcere per 28 anni. Pensi un po' com'è, straordinaria la storia.